abbiamo da Sanremo la nostra Fiorda con Gianni Morandi. No, c'è Gianni senza Fiorda. Tu canta Gianni senza Fiorda. Canta brividi. Ciao Gianni. Buona giornata, ciao che Simona, bella. Ciao Paola. Ciao Gianni, benvenuto, complimenti. Io ho sempre la tua spilla, Ce l'ho sempre la spilla con Gianni Morandi, che anche oggi. Che meraviglia. Sta qua sulla mia giacca. Che bello. Senti, fammi salutare Aleandro, Silvia, Gigliola, dai. Ciao Gianni. Ciao Mito. Buona giornata a tutti. Ciao. Buona giornata. Gianni, ma tu non te l'aspettavi allora di arrivare sul podio, vero? No. Poi ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, esatto, con te. Io ero già contento di essere qua. Poi mi sono accorto che la canzone cominciava... Qualcuno la cantava per strada, dico, però un bel segnale questo. Molto. Poi telefonavo sempre con Jovanotti, dai che sta andando bene, dai, non preoccuparti. Poi dai, è venuto, sai. Comunque, il secondo giorno bellissimo. È stato il pezzo più ascoltato. Quindi, in tutte le radio. Sì. Già dal secondo apri giorno. Apri tutte le porte. Andiamo a vedere il tuo terzo classificato. Andiamo a vedere adesso. Dimmi. Andiamo a vedere questo terzo classificato, rivediamo quel momento epico. Guarda, io ho tenuto per te dal primo momento, perché veramente hai accompagnato la nostra infanzia. Hai fatto un Sanremo, oltretutto sei anche innovativo, hai fatto un Sanremo geniale, da par tuo, da grandissimo artista quale sei, ti faccio veramente tanti tanti complimenti. Andiamo a vedere. Al terzo posto del 72esimo Festival di Sanremo si classifica Gianni Morandi. Vieni Gianni, vieni. Mi date un gelato, per favore, grazie. Adesso volevamo ringraziarti, terzo posto fantastico. Sì, fantastico. Sei tornato a Sanremo da protagonista, sì, e ci hai regalato un'emozione incredibile. Io devo ringraziare tutti, il pubblico, prima tu, che hai scelto fra le tue 25 anche la mia canzone, Lorenzo, certo, Giovanotti, che ha scritto un bellissimo brano, i musicisti che hanno suonato per il nostro arrangiamento, suonava brillantissimo, e poi qui è un podio veramente fantastico, perché siamo tre generazioni, no? Vero. Gli anziani, lei di mezzo e i giovani. Dai, sono felicissimo. Io voglio diventare come Gianni Morandi. Sono felice, ragazzi. Adesso ve la giocate voi, alla grande. Ok, al secondo. Bravo. Senti Gianni, le differenze, perché tu hai fatto Sanremo sia da protagonista che anche da conduttore, insomma, come ti sei trovato? E sei sempre stato, io lo dico, un grande innovatore, riesci sempre a essere molto molto nuovo in tutte le cose che fai, dai social, le cose, riesci sempre a inglobare tutte le fasce d'età. Senti, nuovo fino a certo punto. Comunque mi piace rischiare, mi piace ributtarmi nella mischia, mi piace ascoltare la nuova musica, sentire le nuove tendenze, mi interessa molto questo. Poi c'è mia moglie che mi stimola, perché lei è un'ascoltatrice proprio di delle cose di oggi. Possiamo dire che Anna è il tuo motore oggi? Che ti devo oggi? Dire? Anna oggi è il tuo motore, io lo certo, voglio dire qua pubblicamente, perché le voglio veramente bene ed è una donna straordinaria. Brava e Anna. Si vede poi anche dai tuoi risultati. Ma poi, scusa Gianni, tu non avevi alcun bisogno di salire su quel palco, non devi confermare più nulla, quindi è stato un gesto di grandissima generosità verso la nostra musica e verso i giovani, perché hanno un grande faro che si accende a Sanremo e sei tu.
Però personalmente sono felicissimo di essermi ributtato nella mischia, di aver provato questa settimana di competizione, anche di divertimento. Certo, ho ritrovato il mio vecchio amico, il rivale Massimo Ranieri, che ci prendevamo in giro. Massimo, dai, stasera. Che vi siete detti ti ieri sera? La schiena, no? Che vi siete detti ieri sera con ci Massimo? Siamo visti. Beh, lui era contentissimo perché aveva preso il premio della critica. Vero. Io gli sono andato incontro e gli ho detto: Massimo, sei sempre forte. Ci siamo abbracciati, poi adesso, sotto siamo i rivali di 50 anni fa. Però amici. Certo. Gianni. Assolutamente. Amici e rivali. Certo. Voglio dire anch'io una cosa, Gianni. Siccome ti ho già detto tutto e sono stata a fare il tifo e sei stato strepitoso fin dalla prima sera, quello che ti voglio dire oggi è solo che ti abbraccio forte. Che bello. Noi abbiamo fatto questa tournée in Giappone dove Gigliola era la star in Giappone. Tutte le sere i teatri esauriti per Gigliola. E io facevo il suo, diciamo... il suo primo tempo, poi cantavamo una canzone insieme alla fine. Cantavamo insomma, Bella Ciao! Grande star lei. Allora, guarda, cantavamo Gianni, Bella Ciao! A Pensa. Proposito di questo, noi abbiamo un documento straordinario. Era il 1966. No. Cosa? No. Sì. No, sì. Sì, 1966, il re di tutti i talent, programma che io non avevo mai visto, si chiamava Scala Reale. Ci siete tu, Gigliola Cinquetti e un giovanissimo Massimo Ranieri in gara, guardate. Questa sera abbiamo 15 anni. Le due squadre potentissime. La prima, Gigliola Cinquetti. La seconda, Gianni Morandi. Peccato Gianni mio che te ne vai, vai via da me. Peccato ancor non può cambiare il mondo con un voto e tu lo sai. Allora addio sarà l'addio che dopo aver cantato te ne andrai. Dunque, Gigliola, che carta avete scartato? Abbiamo pensato di scartare L'amore è una cosa meravigliosa. Come faceva il motivo? Come faceva? È una bellissima canzone, fa... Sì, questo amore è splendido! Una bellissima canzone. E con che comunque l'abbiamo sostituita con una altrettanto bella e nuova, scritta appositamente per la trasmissione. E chi la canta? Si chiama Bene Mio e la canta il nostro ex sconosciuto Massimo Ranieri. Benissimo, Massimo. Auguri Massimo, auguri, Hai visto che documento che ha trovato la nostra Annabella? E quella trasmissione era stata firmata Castellano e Pipolo. Sì. E Pipolo è il papà di Federico Boccia. Come no? Sembra un po' amici, Gianni. Tutti in famiglia, insomma. Un po' con le carte sembra. E fu una bellissima edizione. Vinse Claudio Villa, tra l'altro. Ecco. Noi... Ma io non l'avevo mai visto questo, ma è meraviglioso, meraviglioso. No, la prima volta che Ranieri compare in televisione. Gianni, Gianni, questo? Mi ricordo la dell'86, quando ci trovavamo ogni tanto, che c'era Enrico, che avevate fatto Si può dare di più, insomma. Enrico Ruggeri. E tu mi chiamavi Aleardo. Ecco, un grande trio, il trio naturale, Gianni, vi ci vuole una donna. Tu, Massimo e moi. Scusa, dovreste rimettervi insieme. Dobbiamo metterci insieme. Come i ricchi e poveri. Non dare retta al vano. Allora, però, posso dire una cosa? Che negli anni 60-70 mi ricordo perfettamente questa rivalità con Massimo Ranieri. Devo dire che allora, ecco, ero un po' innamorata da bambina di Massimo Ranieri, ma con gli anni mi sono più innamorata di te.
caro Gianni. Lo dice a tutti quelli che stanno in collegamento, Gianni, non ti preoccupare. Probabilmente Simona. Simona, ma tu non sentiamo sei, un attimo, Gianni. Siamo, veniamo tutti e due. Di veniamo tutti e due dall'Appennino tosco-emiliano, quindi certo. Siamo molto vicini, io certo. E Simona. Quest'estate allora, ci vediamo per una bella grigliata insieme. Guarda, dopo ti do il numero così lo chiami, perché io adesso invece voglio rivedere la serata delle cover straordinaria vinta da Gianni Morandi insieme al grande Jovanotti. Rivediamo insieme quella canzone, quel momento dove tutti abbiamo ballato e cantato come pazzi, guardate. Uno non tradirla mai, vedete. Sarei sempre in vacanza, se io fossi capace scriverei cielo in una stanza. Ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, all'inferno delle verità io metto il sorriso. Mi dici cosa è forte, te ne riuscita a mezza, e dove c'è uno strappo non metti mai una pezza. Al primo posto per le tre giurie c'è Gianni Morandi! La cosa incredibile è che c'era tutto l'Ariston in piedi a ballare e cantare insieme a te, Jovanotti. Grandissima vittoria anche questa, Gianni, davvero? Beh, questa aspetta a Lorenzo perché è un trascinatore straordinario, è arrivato e mi ha trascinato in questo momento incredibile. È il più bel ricordo di questo Sanremo per me. Beh, una bella amicizia quella tra te e Jovanotti. Beh, ultimamente ci siamo frequentati tanto. Mi aveva regalato una canzone quest'estate, quando ero all'ospedale mi arrivò una telefonata. E mi regalò questa canzone che mi ha aiutato anche a superare quel momento brutto proprio lì all'ospedale. Poi abbiamo cominciato a frequentarci, è nata quest'altra canzone ed è stato lui che mi ha detto: Gianni, ma buttati a Sanremo. Dico: ma vieni anche tu. No, vai da solo, vai tranquillo, però ti sostengo, andiamo. E così, siamo qua. Ma è vero che Jovanotti sceglieva anche le giacche? Ormai stiamo andando. Jovanotti sceglieva anche le tue giacche, mi ha detto Anna. Come dici? Voleva vedere. Jovanotti sceglieva anche le tue giacche, mi ha detto Anna, voleva vedere come ti vestivi. Sì. E poi sì, tutte le sere ci consigliava. E poi, vabbè, c'era Armani che aveva costruito tutto veramente un abbigliamento meraviglioso. Però l'idea delle due giacche è di Lorenzo. Ha detto: presentiamoci come due artisti di Hollywood, sai, in bianco. Cioè, comunque il più figo è il più elegante, lasciatelo dire. È vero. E vi ha aiutato anche in questo, perché sento anche il stile di Lorenzo, Nick Cerioni, che veramente ha fatto una grande festival. Allora, andiamo a vedere la tua esibizione, perché la vogliamo cantare con te. Sì. Questa non è una promessa, ma è una minaccia, naturalmente. Gianni, apri tutte le porte, vediamo. Stai andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte, fai entrare il sole. Stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte le scorte. Vi auguro. Grazie per la tua generosità. Bellissima giornata.
E state andando veramente forte. State andando forte. Grande Gianni, grazie. Un bacio. Ciao. Ciao. Allora, Gianni, non ti abbiamo sentito. Chi ci stavi presentando? Non ti abbiamo chi stavi presentando? No, era il nostro, fate vedere meglio, il nostro microfonista che stava qui dietro. Mi diceva, dai, sei in onda. Mi spingeva anche lui. Bene. L'ha mandato giù. Allora un saluto anche al microfonista, a tutti gli operatori della RAI che hanno fatto un festival pazzesco. Flavio, e per Flavio. Tutti noi della RAI stai andando forte. Grazie. Apri tutte le porte. Tanto le porte, fai tornare il sole.